Soleil, cosa ti nascondi sotto il cuscino? Caccia fuori la faccia se hai coraggio. No, scusa. Ve lo giuro, a mio discapito, ve lo giuro, non sono così sfacciata, o l'avrei anche detto. Se fosse stato, sarebbe beh, stato. Oddio, posso dirti una cosa? Se anche lo fossi sfacciata, saresti molto simpatica. Stavo sognando un'altra persona. Viva la sfacciataggine. Allora, Alessandro, solo tu puoi fare chiarezza. Cioè, ti piace di più Soleil o Sofì? Ma spero gli piaccia Sofì. Ma no, sono... Beh, sono sicuramente due belle ragazze, però in questo momento penso che nessuna delle due sia predisposta e forse manco io. Beh, insomma, cioè non mi sembra dir la verità da quello che vediamo. Cioè, scusa, tu hai appena detto che se Sofì ti lanciasse il segnale che, insomma, con Gianmaria lei non ha intenzioni serie, no, tu ti considereresti... Allora, io ho parlato con Gianmaria, ho ascoltato un po' la sua storia, insomma, e tutto quanto, e poi ho parlato anche con lei, perché comunque parliamo un po' sempre tutti per sapere, no? E quindi io ho dato un consiglio, secondo me, dopo 3 mesi, ma non perché, per una cosa appunto per lui più che altro... dopo 3 mesi di convivenza, secondo me, è giusto che arrivino un dunque, ma non perché glielo dico io.